Da quando è arrivato il coronavirus, in Italia come anche nel mondo, ci siamo sentiti raccontare e ci siamo anche un po' raccontati questa storia secondo cui i Novax sarebbero legati al vaccino anti-Covid, secondo cui queste persone, legittimi coltivatori della teoria del dubbio, sarebbero nati con il coronavirus, hanno dei dubbi, ma solo su questo vaccino. In realtà non è così. Questa gente, per cui nutro pochissimo rispetto e che l'OMS ha inserito fra le 10 più grandi minacce per la salute, i Novax, esiste da prima del coronavirus c'era questa leggenda dell'autismo legato al vaccino, smentita dall'unico grande, gigantesco studio condotto in Danimarca, oltre 650 bambini vaccinati, per cercare di dimostrare se c'era un collegamento con i disturbi legati all'autismo. Non c'è alcun collegamento. In Italia, in particolare, di Novax si parla tra il 2014 e il 2017, soprattutto il 2017, quando vennero introdotte le vaccinazioni obbligatorie per i bambini in età prescolare, sino ai 6 anni. Anche allora c'era un certo Stefano Montanari, è presente quello che si lamenta adesso del vaccino anti-Covid, che cercò di dimostrare, con metodi assolutamente antiscientifici, smentiti dalla comunità scientifica più volte, la presenza di nanoparticelle, metalli pesanti all'interno dei vaccini. Anche allora erano bufale, anche allora erano stupidaggini. Quindi quando senti questi che dicono io gli altri vaccini sì, ma il vaccino anti-Covid no, sono bugie, sono tendenzialmente bugie. Questi già erano antiscientifici prima, sono come quelli che invece di usare l'energia elettrica usano le candele, come quelli che si usano che si curano con gli e con gli unguenti invece di rivolgersi alla medicina, come fai a dare credito a queste persone?